Hola, io sono Marco Scrone, signore e signori, bentornati nella Tech and Bcraft. Guardate da dove siamo partiti, ora che mi ci è capitato l'occhio. Noi siamo partiti da qua, da questa piccola casina mobile, e siamo arrivati a... Certo che da dietro è un po' brutto, in effetti, questa struttura, ma siamo arrivati a questo serbone gigantesco con tutte le farmine. Lì dentro c'è l'Appliad che fa laggare, e qui c'è il coso, e lì c'è il nostro nuovo hub, che non ho detto che lo costruirò in altezza, ho detto che verrà una cosa un po' più carina, ma non vi preoccupate per la lag, perché tanto lag era tutto quanto. Qui abbiamo, guardate che bella da questo punto di vista, le nostre apozze che ci producono cose. E qua sopra c'è la farm dei diamanti, che è davvero uno spettacolo. Qua c'è il coso che rende tutto pacifico. Ciao Ciccio, come stai? Qui c'è il coso che ci rende invincibili. Praticamente, ragazzi, siamo fortissimissimi. Oggi voglio vedere con voi i generatori di corrente, perché nell'ultima puntata abbiamo visto quanto produce una turbina. E io mi sono dimenticato di risettare queste cosine qui. Mi sa che questa qua è ancora in off, sì. Mettiamo pure, togliamo pure questa e la mettiamo... Ah, sono tutte e due in off, signori, quindi sto perdendo 12.000, 15.000, 15.000, 12.800 RF su tick, e quindi stiamo perdendo i nostri milioncini, quindi nessuna situazione migliore che andare a provare i nostri generatori. Tra l'altro voglio fare una comparazione con il generatore questo qui, della Nether Star dell'Extra Utilities 2, che possiamo fare abbastanza facilmente, salvo avere un Furnace Generator, che non ho messo in autocrafting, sono molto 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 triste, quindi andiamo a farlo a mene, voilà, ed eccotelo qua. E invece il generatore, il Nether Star MK1 della Simple Generator. Signori, eccoci qua. Allora, sono molto curioso, sono molto curioso. Andiamo a prendere due Nether Star, yes, e delle Vibrant che dovrebbero stare a fardo. Sì, però non si stanno facendo perché questo coso è lentissimo. Ah, molto lento, però ce ne ho tre. Oppure le mettiamo qui. Quanti milioni ci mancano? Facciamo che ci ricordiamo che 15.000 è l'output, ok? Andiamo a mettere quello dell'Extra Utilities qui. Signori, ci faremo del male. Andiamo a metterne uno a botta. Vediamo un pochino quanto produciamo. 4.000? 4.000? Prima era e adesso è 4.000 RF su tick. Signori, è davvero uno schifo. Ok, vergogna, vergogna. Sì, vabbè, io sono widerato, però non credo che tu mi faccia del male. No, non lo so, nella Wiicraft ho detto così e poi sono morto come un maiale. Basta essere widerato. Dammi del latte, per favore, milk. Non ce l'ho, mi serve del milk, aiuto. Ok, molto bene, grazie. Grazie, signor Wither, come sta? Proviamo invece l'MK1. Ce lo mettiamo dentro. Io ce l'ho messo dentro, giuro. 2000. Fa 2000 RF su tick. Fanno un po' più cagare, o mi sbaglio? Mi sbaglio? 2000 RF su tick. D'accordo. D'accordo. Cari ragazzi, però il Nether Generator da Simple Generator ha questa opzione qui. All'MK3. Non so perché 3, scusami. Ah, ok, l'1 diventa col Dragon Breath, diventa il 2, e tanti 2 sempre col Dragon Breath diventano il 3. E per fare questo qui, e a vedere che cosa ci darà, sicuramente non lo possiamo fare a mano, dobbiamo andare nell'apposto laggoso. Buongiorno, mi scusi se laggo io, che laghi tu. Lo mettiamo a fando qui dentro, vediamo che cosa ci potrebbe essere utile. Redstone block dovrebbe essere in autocrafting, corcazzo, come potete vedere quando io sono un tipo preciso, so tutto, esatto, molto bene. Questo qui togliamolo che non ci interessa. La furnace dovrebbe essere in autocrafting, vediamo un po', yes, e basta. Quindi quello lì, abbiamo il respiro di drago, Dragon Breath, ce ne abbiamo 36, spero ci possano bastare. Altrimenti c'era un modo per farmarli, ma non mi ricordo, davvero non mi ricordo. Facciamo questo, e poi facciamo e facciamo questo, ce ne vorranno tanti, facendo un rapido calcolo sono 9 per 9, no aspetta, 9 di quelli danno uno di quelli, per 9 danno un altro di quelli, no, 9 per 9, 81 ce ne servirebbero. Staremo a Vedenzio. Dove li metto? Li metto qui questi e qui qua.
qua, qui, qua, no, qua, sì. Sono pieno! Sono pieno come un uovo! Oh my gosh, devo fare altri di questi cicciottoni? Perché dice, ah, hanno un pattern diverso. Mamma mia, quanto laggo qui, usciamo presto, 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 presto. Prima di andarcene però vediamo un pochino se almeno mi fa quello di livello 1. Missing Nether Star? Ah, perché ce l'ho in mano, ragazzi, scusatemi. Nether Star, giustamente, cioè, ecco. Vediamo, yes, me la fa, perfetto. Facciamo il 2. Non c'è problema, il 2 ce lo fa al volo, signore. Andiamo a vedere il 2, che spero abbia almeno un bonussino piccino picciò. Non lo so, MK2 lo mettiamo qui, togliamo questo. Oppela. E qui dentro io ho un pochino di Nether Star Fragment, che se non sbaglio è... No, sbaglio, erano così. Fantastico, fantastico. Quindi è un diviso 4, vediamo quanto ce ne escono. 71. Signori, andiamo a mettercene Only One Kenobi. 16.000 RF su Tick. Niente male, non mi dispiace affatto questo intake, ma possiamo avere di meglio? Speriamo di poterlo avere. Andiamo a buttarci dentro questo qui. L'altro dove è finito? Pronto? Eccolo, perché comunque è una Nether Star e noi non vogliamo sprecare Nether Star. Le ho buttate tutte dentro perché sono uno stronzo. Signori, andiamo a fare il Nether Star Generator MK3. Pambata pambata, missing. Delle Wither Skull Skeleton, ok, e la Soul Shard. Ah, allora, le Nether Skull dovrei averle qui. Sì, 100 miliardi di 100, esatto, send. E poi la Antonio Calabro Ciccio Buzzo la facciamo con la send e un Atomic Reconstructor. La facciamo a mano per ora, perché sinceramente non ce ne frega niente. Cioè, noi facciamo un altro di questo, lo buttiamo magari così, qui, dovrebbe caricarsoli. È già caricato, non so perché, lo ignoro. Vediamo un pochino se mi trasforma questa sand in soul sand. Premmo esserci, ragazzottoni, sono nel momento della verità. Andiamo a vedere MK3, vai ciccio, c'ha tutto. Si parte, oppela, 4, 3, 5. Perché si è fermato? What a fuck, perché si è fermato? Perché vuole 24 fornaci e non trova la macchina. Non, che vuol dire? Oibò, avevo messo il crafting delle furnace come fosse un procedimento, come fosse, diciamo, un'altra cosa e non un crafting normale. Signori, abbiamo l'MK3, andiamo a vedere che magia ci riserva. Speriamo di fare un buon quantitativo di energia con queste bellissime Nether Star. Pam, 131.000. Wow, bello, bello. E se non sbaglio questo qui non ci sta witherando, cioè non vedo del withering in noi. 131.000 per 30 secondi, però considerando che sono 131.000 per tick, e che quindi significano 131.000 per 20 al secondo, questo qui sono 32 secondi, quindi 131.000 per 20 per 32 secondi, non male. Non male davvero, non male, guardate che ricrescono i nostri milioni. Ottimo, questo qui potrebbe essere un interessante sistema di backup per evitare quello che stava succedendo l'altra volta. Quindi, signore e signori, andiamo a metterci in sicurezza. Eccoci qua, allora, io direi di mettere il nostro power monitor, vediamo se funziona. Funziona direttamente qui, ottimo. Però vorrei staccarlo e vorrei mandare tutto quanto a un livello qua sotto. Qua sotto è... stato tutto bello tirato dal vostro super coscron, quindi è vuoto, ovviamente. E adesso possiamo permetterci tranquillamente di costruire qua sotto in totale sicurezza, così non riesco di bob, perché c'è il coso che rende tutto pacifico, fantastico. Allora, ho dei cavi e un detector, perfetto, che dovrà attivarmi un export bus, che andiamo a prendere. Export, ho detto export, questo è external, fammelo al volo ti prego, yes, sei magnifico. E una redstone card, no, non serve, semplicemente le Nether Starsine. Nether Stars che io non so perché non ho messo, che vanno direttamente di qua. E come potete vedere, che già ce l'abbiamo due, ma va bene lo stesso. Allora, noi mettiamo questo qui, ok? Poi mettiamo l'exporter qui.
ci mettiamo la nostra amica Netherstar, ma gli diciamo soltanto in caso di Shifty, no, soltanto in caso di Redstone. Only work with Redstone. Sì, perfetto. E mettiamo il nostro... Ah no, aspetta, perché ho messo un detector? Non serve. Non serve, è fantastico tutto questo. Ci basta, ci basta, ci basta fare a così e a così e mettere il nostro power monitor proprio qui. Certo, non è bellissimo da vedere perché non si vede, per l'appunto, però dovrebbe andare. Mettiamo un energy, questo qui va benissimo per dargli, per fargli vedere il tutte cose. Oppela, vediamo un po', sì, si vede. Allora, adesso lui dice che abbiamo 770 su 1000. Facciamo una prova. Emetti un segnale redstone quando è meno del 75% e quando è pieno di più o uguale al 99%. Quindi tecnicamente adesso dovrebbe stare emettendo un segnale redstone. Dobbiamo averne la certezza, quindi prendiamo della redstone, facciamo così e facciamo così. Sì signori, lo sta emettendolo. Allora, non ci resta altro che collegare tutto quanto all'applettina qua sotto, credo, dove si loga, eccola. Dove stai? Vieni qui, popopom, 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 e popopom. E quando? Vediamo un pochino, sì, però cazzo, le mette tutte. E io non voglio che le metta tutte. Voglio che una certa si ferma, si fermi. Murble, murble, murble. Signori, non c'è... un qualche cosa, tipo gate logici o cose tipo, che ne so, ve la ricordate la vecchia mod compatibile con la Project E? No, la Project E, scusatemi, si chiama Project R, Red o Blu, ed era la Red Power reincarnata. Non c'è un cazzo. Sono dovuto andare su un forum vanilla a vedere come si fa l'impulso di redstone singolo dato segnale fisso, e quindi eccolo qua. Se questa è accesa, si accende ogni tanto, guardate bene lì, guardate bene lì, fa un segnale e poi si spegne, ed è quello che volevo, soltanto che è davvero davvero ingombrante come situation. Quindi piuttosto che fare rigirare tutta questa e mandarla di qua sopra, che sarebbe davvero improponibile, voglio vedere una cosina che magari è news e quindi ci tiriamo un pochino su. Perché giro? Non devo girarti. Intanto volevo fare anche... Ma ce li ho il Vibrant? Ah no, questo è Pulsanting. Stai pulsando? Scusami. Scusami, devi pulsantare. Perché volevo fare un'altra Travel Anchor. Eccola qua. Facciamo uno di questi. Molto bene, molto bene, molto bene. La mettiamo sotto. E diventa una sorta di elevator. Soltanto che non so dove cacchio possa stare. Sarà... Vabbè, la mettiamo qui. Più o meno, Marugus Cron, più o meno. Allora, abbiamo la Random Think, che non vuole essere scritta così, che ha il Redstone Activator. Però non c'è scritto un cazzo. Mentre l'RF Tools, che quindi ci aiuta di più perché c'è una descrizione, da qual... ma forse è questo, counter? Forse c'era? Vediamo un po'. Il sequencer emette una serie di redstone segnale a partire... no? Non lo so, sono curioso. Sono molto, molto, molto curioso. Facciamone un pochettino con queste qui. Andiamo a fare un po' di forse troppe. Forse troppe, però va bene. Oppela, 64, vanno benissimo. Vediamo un po' sto sequencer, che cos'è, che cosa vi rappresenta. D'accordo, sì, enable. Quindi io gli dico, questo è tutto un segnale redstone, non ho capito. Once when a redstone segnale is arrived, loop the circle one. No, sì, una volta soltanto. E quindi se io gli metto il segnale redstone, lui dovrebbe fare... Ah, vedi? Lo vedi? O video? Eccolo, l'ho trovato, raga. Che stronzo, bastava cercare bene nella RF Tools. E quindi io gli posso dire di fare tanti segnali tipo bim 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 bim, vediamo. Bello. Bello, interessante, bellissimo. Quindi abbiamo risolto, ragazzi. Io volevo fare chissà che cosa, invece abbiamo risolto. Addio Vanilla, mi dispiace, sei stata ingombrante e brutta per 5 secondi. Ma a noi non ci interessi, Sitteburger non te caghen. Allora lo mettiamo. Lo dobbiamo mettere, volante, perché altrimenti, ecco,
Mamma mia, che brutto! No, togliamo tutto. Togliamo tutto, ragazzi, è troppo brutto così, non posso accettarlo. Lo mettiamo qua sotto. Oh, yes, perfetto. Poi qua sotto va bene il monitor. Perfetto. No. No. Il monitor deve essere in modo che gli dà il segnale di redstone a quel povero Ciccibuzzi. Quindi lo dobbiamo mettere qua. Yes, vediamo un pochino. Ma tu funzioni qui? Sei fantastico. Shifty. Shifty ci fa il balletto della morte. Questo è il balletto della morte. Molto arrabbiata. Ma non che tu muori, è il balletto della morte. Molto arrabbiata? Molto. Non funziona se non l'attacchi a un cacchio di cavo. Guarda che sei proprio stronzo. Stai attaccata alla batteria e non funzioni. Va bene, l'attacco qua. Ok, sei d'accordo? Perfetto. Però il nostro export andrà qua. E quindi questo qui lo dovevo mettere qua sotto. E quindi questo qui non serviva, bastava metterlo qui. Questo si rompe. Perfetto. Signori, andiamo a mettere un goccio di basaldo. Non è cane, non è lupo. Sa solo quello che non è. Basalto. Bella questa, mi è piaciuta, eh? E poi diciamo, funziona soltanto col segnale redstone. Ok, andiamo a mettere il sequencer. No, girati di drago, sì, sei bellissimo. Togliamo questo, mettiamolo qui. Facciamo una volta, signori, è il momento della verità. Siamo sotto al, sicuramente al 70, credo, non lo so, forse. E metti il segnale resto, sì, vai, 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 aspetta, forse devo toglierlo e poi rimetterlo. Cos'è successo? Sono caduto nel vuoto. Non vedo generazione di RF, manco se la paghi. Ok, sono un babbè, ho ottenuto per tutti i tentativi che facevo le Netherstar dentro le mani, cioè nell'inventario, e non capivo perché non finissero dentro alla nostra batteria, al nostro Netherstar Generator. Chissà come mai ce l'avevo io. Molto bene, molto bene. Quindi, così lo vediamo più chiaramente, quando questo qui si accende, Ciccio emette un segnalino di redstone, eccolo qui, che gli fa mettere dentro una Netherstar che adesso vedete che si sta bruciacchiando. E ne ho messo, fallo due volte, non ho capito perché non l'ha fatto due volte. Vediamo un pochino, finisci di fare queste cose. Giusto, giusto, dobbiamo dirle quando sei arrivato al 70, fermati, vediamo un pochino. Ok, si ferma, adesso io voglio che invece di fermarsi al 70 si fermi all'80%. E quindi dovrebbe non rimettere, perché non lo stai mettendo? Già siamo allo più dell'80%, non ci credo. Forse sì. Forse sì, mettiamoci al 90% e passa la paura. Vai, chicco. Oddio, è ricomparso questo, magia. Magia, ragazzi, magia. Perché facciamo... Perché non è meno di 50, sono un idiota. Diciamogli meno di 70. Neanche, siamo di più di 70, mettiamoci 85. Oh, segnale di redstone, arriva il loop, ecco la Netherstar, signori. Ce lo abbiamo e possiamo anche chiuderlo, così non abbiamo il problema della sua bruttezza. Io gliene ho fatte mettere due con il loop due volte di Netherstar e quindi ci avremo qualche bel milioncino che entra gratis. Signori, con questo sistema, adesso lo sistemiamo in maniera definitiva, quindi quando arriva sotto ha una soglia critica, che ne so, il 30%, e si deve spegnere quando arriva al 50%, ok? Quindi adesso è spento, non arriveranno più un'altra Netherstar, chiudiamo qui, oppela, e abbiamo anche il sistema di backup. Stavo guardando questi, sono interessanti davvero, devo vedere di farci qualche cosina. Adesso possiamo tranquillamente ritornare ad utilizzare la nostra energia primaria, ovvero il reattorone e l'ottima turbina eolica, come potete vedere. Facciamo un bel po' di energia, tra l'altro con i 1300 là quanti sono, 130 RF, 1000 RF su tick, dovremmo arrivare a un intake di 550.000 RF su tick, che non sono male, ma non sono ancora troppi, ragazzi, dobbiamo fare un sacco di cosine. Quindi, signore e signori, abbiamo messo in sicurezza la base, abbiamo visto il Netherstar Generator, io sarei tanto curioso, se scrivo Ganinator non esce, Generator, di vedere come funziona il Rainbow Generator. Sono davvero molto 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 curioso, che però non c'è, non lo vedo. Eccolo qui, eccolo qua, guardate che cazzo serve, servono tutti, che è la litosis, vabbè, servono tutti i generatori. Potrebbe essere una quest interessante da fare.
signori, lo vedremo nella prossima puntata. O forse no, forse facciamo altro. Quindi, ci vediamo alla prossima puntata di Tech & Bcraft. Bella per voi! Ciao!